Telefono, tracolla, bastone. Pronto per rincasare. Stasera è la sera, la serata Sloppy Joe. Il mio panino mangerò e fino all'ultimo lo gusterò. Jason, che cosa ci fai qui? Vuoi la mostrina per il salto di paura? No. Va bene, allora vuoi farmi una multa per qualcosa, forse? No, anche se so che stai conservando gavettoni vicino ad un domicilio. Ma per stavolta lascio correre. Grazie. Beh, buona serata. Craig, lo so che io e te abbiamo avuto delle divergenze, ma devo chiederti un favore. Sarebbe possibile farmi passare la notte a casa tua? A casa mia? Ma domani mattina c'è scuola. È solo che ho dimenticato di prendere le chiavi stamattina e sono rimasto fuori. E quando succede chiedo a Tony o a Boris di poter stare a casa loro, ma Tony non stava bene dopo che gli è stata tolta la mostrina del cucito e Boris è in vacanza con la sua famiglia. E io non ho nessun altro a cui poter chiedere. Lascia stare, me la caverò. Passerò la notte al ruscello. Guadagnerò la mostrina rifugio di sopravvivenza. Vediamo. Mi serve qualche alberello e delle foglie per l'isolamento. Oh, e magari una cabina armadio. Perfetto. Posso chiedere ai miei genitori appena tornano a casa? Sono a posto, davvero? Sì, sì, andiamo a casa mia. Ne vuoi una? Non lo so, Craig. Non vorrei rovinarmi l'appetito. Come ti pare. Ehi, Craig, chi è il tuo amico? Oh, noi non siamo proprio amici. Siamo più, colleghi, direi. Non mi importa. Devi aiutare Gibson col carro degli studenti, perché l'ha perso in una gara contro dei motociclisti. Di nuovo? Sì. Quindi devi lavare i piatti al posto mio prima che mamma torni a casa. Cosa? È il tuo compito. Perché non lo chiedi a Jessica? Sono molto impegnata. Jessica non lava i piatti. Lei fa solo andare l'acqua sul cibo. Tu li lavi così. Va bene, ok. Se io faccio i piatti per te, tu porti fuori la spazzatura per me stasera. Perché è la sera Sloppy Joe e l'unico pasticcio che voglio vedere è quello sul mio piatto. Non puoi farmi un favore e basta per una volta. Spazzatura, stasera, prendere o lasciare. Questa è un'emergenza. Sai com'è quando la spazzatura ti cola sulle gambe? La vita di Gibson è in pericolo, Craig. È fatto. Oh? Beh, per me va bene. Jason, perché hai lavato tu i piatti? Volevo evitare ogni discussione. E poi è questo che fa un bravo ospite. Ah, è chiaro ora.